Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Anita Olivieri ha perso al televoto contro Simona Tagli. Nonostante fosse entrata da poco nella casa del Grande Fratello, il risultato della nomination avrebbe dovuto farla riflettere. Tuttavia, anziché accettare la sconfitta, la concorrente si è scagliata contro Beatrice Luzzi. Durante la puntata, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui l'attrice esprimeva il suo pensiero sulla fine dell'amicizia tra Giuseppe Garibaldi e Anita, definendola cattiva e feroce. Anita ha risposto attaccando Beatrice, affermando di aver fatto un percorso di crescita personale che lei non ha affrontato. Beatrice ha replicato sottolineando di aver sempre mantenuto la sua posizione e di aver preso le distanze quando ha visto che Anita cercava di controllare Giuseppe. Ha inoltre nominato Edoardo, il fidanzato di Anita, sperando che lei impari a confrontarsi con gli altri. Dopo un acceso confronto in diretta, le due concorrenti hanno continuato a litigare, con Anita che è scoppiata in lacrime. Parlando con Rosie Chin, Anita ha ammesso di non riuscire a sopportare le accuse di Beatrice e di sentirsi umiliata. Beatrice, stufa di essere definita disumana, ha ribattuto sottolineando che il pubblico ha votato contro Anita e che lei è sempre stata se stessa. La situazione è degenerata ulteriormente, con Anita che ha continuato a piangere e a sentirsi attaccata da tutti. Il confronto tra le due concorrenti ha evidenziato le tensioni presenti nella casa del Grande Fratello e ha portato alla luce i dissapori tra di loro. Resta da vedere come evolverà la situazione e se Anita riuscirà a